La scuola del futuro è un titolo molto molto impegnativo che ha una promessa di svelare quello che sarà il futuro prossimo e magari il futuro un po' più avanti per quello che riguarda la scuola, i nostri ragazzi e quello che circonda il mondo educativo. Noi dobbiamo diventare dei provocatori, dobbiamo fare in modo che quella molla che sta in ogni ragazzo, in ogni giovane, noi dobbiamo fare in modo che quella molla gliela facciamo scattare, facciamo esprimere tutte le potenzialità che hanno. Quando chiediamo la scuola del futuro, come siamo, come saremo, bisogna chiedere per quale tipo di lavoro prepariamo i ragazzi, per quale tipo di società li prepariamo, per quale tipo di democrazia e convivenza li stiamo preparando. E quale tipo di scuola allora sarà meglio per fornire questi strumenti? Rigenerazione è importante, però è importante secondo me anche l'altra parola che hai citato prima, che è l'inclusione, nel senso che spesso quando si pensa alla scuola del futuro uno tende ad avere una visione, come dire, un po' futurista della scuola, magari della scuola d'élite, eccetera. In realtà credo che il compito di una scuola sia di portare avanti tutto un paese, tutta una popolazione. Importante sempre ricordarsi la tecnica, nel nostro caso forse più della tecnica, la tecnologia al servizio dell'uomo. Io voglio una scuola nuova in cui la tecnologia è al servizio dell'uomo, assolutamente, in cui non solo si pensa a un'elite o cose di questo tipo, ma non si pensa neanche al paese, si pensa a tutto il mondo. Come abbiamo reagito e come stiamo reagendo a questa trasformazione? In due direttrici. La prima, spingendo sulla dimensione tecnologica, che è solo una parte del binario. L'altro ramo è spingendo sulla dimensione delle persone, quindi people and culture è sicuramente l'altro binario. L'obiettivo di Bosch da 4 anni a questa parte all'interno del territorio italiano, anche con una forte spinta da parte della nostra fondazione, è quello di avvicinare il mondo della scuola al mondo del lavoro per aiutare i ragazzi ad allenarsi per il futuro e per entrare con successo nel mondo del lavoro. Come WINS abbiamo sposato tutte queste cause, devo dire. L'integrazione della tecnologia per tutto quello di grandissimo che ci può dare, da cui viene la nostra collaborazione con Apple e adesso anche la nostra collaborazione con Comau, i due nuovi robottini Edo che ho visto arrivare a scuola questa settimana, accolti con entusiasmo dai primi insegnanti che iniziano a lavorare. Quindi io trovo bellissimo l'entusiasmo che vedo in me e vedo anche nei colleghi che sono qua nel far diventare questo futuro quello che per noi è in realtà il presente.